perché diventare un fatto un attraversamento di automobili? Perché può essere no, la parte che unisce il decimo e il settimo, che siamo per la parte volontà, basta semplicemente che si possa attraversare. Entrare quindi nel verde senza avere questi fronti che blocca. Da lì si entra, si comincia a pensare a come qualificare quest'area, come unirla, andiamo avanti, entriamo nel sesto municipio, che è il Sanders. Per carità, hanno fatto un'opera molto, rispetto a tutte le altre aree verdi, molto interessante, cioè, beh, una bellissima area verde, però ovviamente è limitata a circoscritta. Rispetto a quello che è rimasto, può essere l'unità appunto all'area del comprensore presidio. In guarda caso è l'area dove giocavo quando ero piccolo, quindi posso testimoniare, e quando ero piccolo ancora vissuta, non esisteva il casino 23, lo stavamo su scuola, lo tratto che andava a giocare, prendevamo i banchi di polistirolo, la Rosanna che aveva tutto quanto, gli epiteri del motore, facevamo le battaglie da mare, quindi per dirvi, noi ragazzini, la città, gli anziani come me, la città ha vissuto in un certo modo, adesso è già soltanto ai figli di scuola, ma comunque siamo soltanto dentro casa, non posso uscire, anche questo è un dato che va, no? Ultimamente io ho cominciato a frequentare quell'area e non c'erano quelli di io, non c'ero più andato perché ero magari a casa, rapido molto lontano, scusate, no, ovviamente non vai più nel posto dove andai con l'elemento, anche perché insomma non ci sono grandi servizi oltre al campo di ghiaccio. E ho visto che è diventata una cosa assurda, in questi 20-30 anni hanno cominciato a spensare demolizioni, copertoni, addirittura hanno fatto un video con il sempre della terra, in cui si vede una gomma piena di graffite, cioè lì è diventato qualcosa di degrado totale, è insostenibile. Questa cosa magari non è di Montanozzi, diciamo così, a Roma, e vede che abbiamo vista qui sempre, tu vedi queste cose che era verde, una volta cosa che c'erano sotto ci sono mattonette, che ci piace. Ma questo lo vedete comunque a Roma, siamo stati in ottavo principio 2 anni fa quando Alemanno andò lì e per promettere una nuova riqualificazione del master plan di Montella Monaca, un progetto di Rotterdam per ci legare queste aree isolate, che voleva praticamente abbattere Monte Torri, 2,5 milioni di corsi di metri cubi, per farne altri 5,5. Assurdo. Quando i cittadini andavano lì a protestare c'erano dei pochi coglioni che stavano lì fuori. E poi argomentavano di là, dicevano no, vabbè, ma questi vini, ne ho togli, che c'era una vigna bellissima, i cittadini hanno occupato questi anni. Bella Monaca è stata sviluppata negli anni 80, no? È cresciuta e ha detto no, non sono delle essenze autoctone, quindi non c'è niente, quindi non sono delle essenze autoctone. Qui viene una parola di assenza totale di cultura e sono i nostri amministratori che infondono questa linea. Perché? Perché stanno da parte dei costruttori. Questa è la logica. Se noi adesso diamo questo comprensore casino che è un'area, almeno per quella che poi non ci utilizziamo, intorno ai 58, 52, 33, però tutta l'area complessiva sono 150 euro, 112 litri. Perfetto, quest'area basta fare 50 metri appena finisce dalla parte 2, finisce il cantiere della Vela C, adesso, e poi entri a Villa Gordiana. Allora, perché è così interessante quest'area in questo momento per i visitatori? No, perché ha creato due... C'è Teano e Gardelli e Malatesta. Perché? Perché ovviamente la rendita fondiaria di terreno quando è indicato, quindi il valore di acquisto aumenta, c'è una credibilità intorno a questa cosa che è spaventosa. In un quartiere, anzi no, in un municipio che ha una densità, quindi abitanti su superficie, che è 4 una delle grandi di Roma, 4 abitanti su meno 4, quando per legge 4 metri quadrati, adesso mi sembra la cosa totale, sì, sono pochi, diciamo, troppi dati, 4 metri quadrati per abitanti, 4 abitanti ogni metro quadrato dura, meno della metà, questo è la distanza della tracolazione. Un lapso 144. Se andiamo a considerare la più urbana, che prevede invece 15 metri quadri, perché? Perché non abbiamo un grande parco urbano. Tutti gli altri settori, tutte le altre parti di Roma ce l'hanno, Milano, il Parco del Pineto, la riserva dei Casali, il grande sistema della Piantina che entra dentro Roma, quella per fare, la forma, conosce tutti quanti.
però se cominciamo a premere, a unire tutti i stati del territorio per spingere, per fare una grande area, adesso non so dove si deve decidere, può essere un grande parco automatico, a Parigi hanno fatto la villa, come dicevo prima, la villa è uno dei parchi più importanti del mondo, la gente va lì proprio per il parco, non solo per Parigi, quindi è un tema che diventa nazionale, non solo regionale, insomma, dovremo lavorare su questo, ma diventa un problema anche nazionale. La difesa del territorio in maniera attiva, che adesso noi abbiamo degli strumenti, ad esempio parlavamo anche prima, la 24-28 di anni regionali presistici, è una legge che va a vincolare, a parte il fatto che non gli frega niente, perché poi loro vanno in variante in deroga, hanno fatto un'altra legge, la 18 del 2004, no? Dove loro basta che fanno, non so, delle opere di compensazione, vanno in variante, sono un casino terribile, e dei vincoli non gli frega niente, parliamo di vincoli archeologici, non solo delle testimonianze, quando tu vai a scavare trovi delle cose molto importanti. Quando hanno fatto, adesso noi stiamo attaccando segreti sul, guarda, faccio questa parentesi, sul grattacielo all'Euro, no? Quello non voglio comprare, se la provincia vuoi comprare il grattacielo, quando hanno cominciato i lavori sopra hanno trovato una villa molto importante, non è che hanno sospeso i lavori e non hanno neanche non si sono neanche attenuti al protocollo che prescrive il bene culturale, qui trovano un documento così importante, non gli importa nulla quando vengono scoperti. Quando vengono scoperti loro mettono un cemento, ma c'è bisogno veramente di costruire, no? Perché sai, se ci fosse stato bisogno ne dovevamo parlare, e lì abbiamo visto come comunque tutti questi anni non hanno progettato le case, magari vediamo in profondità, giusto, non hanno progettato né case, né nulla, a far bisogno del genere. Vettoni, l'ultima cosa che ha fatto a Roma, una legge che impone a chi costruisce nuove abitazioni il 15% di pannelli acqua calda, cioè il solare termico, pannelli di approvvigionamento dell'acqua calda. Quando noi abbiamo dei quartieri in tutta Europa, vengono costruiti a impatto zero, a energia zero, cioè case che non, anzi invece di consumare energia, la producono. Allora perché non si può fare una clima? Siamo stupidi, l'Italia è un paese spettacolare, con una ricchezza incredibile, anche di intelligenza. Noi siamo stanchi, non siamo previsti. No, scusate, mi sono dilungato un po', no? Quindi andiamo a vedere a Villa Cordiani. Villa Cordiani anche quello è un bel parco, che è antico già da, insomma, da 50 anni. Però si ferma lì, no, no, è un po' di più. Se voi cominciate a guardare un po' il territorio dall'alto, quasi la Google Maps, come dire, anche intorno a Villa Cordiani ci sono degli appezzamenti verdi, quello più importante è quello su Via De Ano, che va al posto della Palestina, che è completamente abbandonato anche quello. Io l'altro giorno ho fatto dei giri, ho parlato con Alessandro la mattina, ho fatto un giro di tutti questi territori, spero di riuscire a fare un video per documentare tutta questa situazione, questo percorso di Nerazzurri, che non è finito Via De Ano, sono sceso giù, perché l'idea è quella di collegare tutti questi sistemi verdi tra di loro, sono arrivato alla stazione Palestina, che dovrebbe essere, no, una barriera, che ha preso il terrore, ha fatto una cosa, scendere una salita per arrivare a attraversare, ma poi non è un bloccato, c'è un muro, anche una rampa. Allora, cioè, tu fai tutta quanta una salita e c'è un muro. Io non so, questi ingegneri a Sireci, se fosse per loro, a casa loro concentrerebbero così, questo a volte è un tema, no, non sono risposte, con quale coraggio. Comunque sia, puoi attraversare il poi attraversare via e passi dall'altra parte, quando arrivi dall'altra parte, guarda ragazzi, io non c'ero mai stato, sotto questa mia, perché uno non è che va a fare questa bellezza, no, materiale. Dall'altra parte è Bronx, cioè è la stazione Palestina, ed è un concerto di bondezza, una cosa, cioè una cosa assurda. E da lì tu potresti entrare dentro questa spina di verde, che è una spina che ti viene d'accordo. D'accordo, lì entrare in trova con te. Penso a queste ciclabili, che servono, tutto quello che serve come, no? Attrezzature anche per portare le conferme. Adesso non vi dico, io non ce l'ho poi opera, era di moto, lei, insomma, lì sono un po', hanno fatto dei quartieri, insomma, no? Conferme, vari, per carità di oggi. Però, ovviamente, no, anche queste sezioni vanno in qualche maniera riqualificate. Non solo, al costo della sezione, cioè dentro questa sezione di Palestina ci sono delle librerie di tutti. Noi parliamo di riciclo, di impianti di riciclo, di un diverso ciclo dei rifiuti, e di
diciamo, chiaramente gli impianti devono stare vicino al ferro, no? Perché tu arrivi con i container, li tratti con dei magazzini, gli impianti, niente. No, la parte più pesante di degli impianti di giro che sono comunque dei capannoni, scusate, mi mancava il termine, e poi ovviamente rimane in giro, no? Con il ferro, tramite la ferrovia, lì c'è la ferrovia, ci sono dei capannoni dismessi, chiusi. Cioè dei valori sul nostro territorio che vengono abbandonati, e potrebbero, se chiaramente a quel punto tutti quanti esiste una carta, poi tra l'altro io nel 2015 con la società di Roma, un'omelia con l'area dismesse, e tu vai parecchie, però dalla parte compresa dalla Palestina e la Catania. Se tu hai recuperatore che vuole parlare, però magari fa un cenno al lato. Perché questo è un'area che potrebbe essere recuperata, senza andare a costruire nuove fonderie. Allora, vedete come siamo partiti dal decimo municipio e siamo arrivati al quinto. Si parla tanto, una volta dobbiamo fare questo Togliatti, dobbiamo fare il sistema di gestione ambientale, dobbiamo fare un sacco di cose. La cosa più importante è il collegamento all'area, però non è fatto. Guarda, sarebbe importante farlo, ma non fate una lista ciclabile su YouTube, trovate dei video qua di ragazzi del comitato transciclisti che raccontano il delirio totale rispetto a questa cosa. Ma noi potremmo fare addirittura una mobilità sostenibile, una ecologica attraverso questi parchi, non solo per le piste ciclabili, per le attrezzature di servizio delle piste ciclabili, ma anche di rubare in bicicletta potrebbe essere trasportato con un mezzo ecologico, elettrico, non so, che entra anche dentro il parco. La mattina mi immagino una persona che va a lavorare, come si faceva una volta, sblocca, invece di andare a scuola, scende e va al parco, perché è bello, se scende sta al mezzo successivo, quindi so. Cioè, bisogna anche ripensare la città in maniera un po' pazza, no? Queste aree non possono essere abbandonate, sono state completamente lasciate fuori da qualsiasi pensiero, il vuoto non ha senso di progetto. Lui diceva prima, questa cosa non la sapevo assolutamente, era cascata da un fianco, che il piano regolatore di Roma non prevede nulla, cioè non ha dato prescrizione di piano per evitare il compresso d'acqua. Adesso non voglio dilungare, era per presentare questa cosa, quindi spero che da qui, adesso ne abbiamo già cominciato a parlare, anche per un'ora. Il nostro foro, anche Giovanni, che sono venuti. Quindi spero che andiamo avanti. Un'altra cosa è doveroso discutere, abbiamo fatto un incontro con il nostro municipio, con il comitato del Pigneto, anche lì sono uscite fuori le cose che conosciamo, però adesso io le riduco in maniera marginale, se non per creare un po' di tempo agli altri, le domande, le risposte che voglio fare. Parliamo della segna di scontro, non so chi è che non la conosce, è una. Sono diversi ettari, hanno la capienza più o meno, anzi è più grande del compresso del fiato, considerando tutta l'altezza dell'aria, anche qui la danno abbandonata. L'università, che è stato detto, si era impegnata per fare delle strutture, alla fine invece hanno cambiato parte ed è ritornata nel calderone, non sappiamo che farci, nel frattempo si sta aspettando ovviamente che venga qualcuno per spiegarci su. E anche quella è un'area recuperata. Chiudo, l'area pedonale del Pigneto, la conoscete tutti spero, perché è praticamente l'unica area pedonale di tutta Roma, tolto il centro storico. È la sera, proprio perché è l'unica area pedonale che ha praticamente cose che fai da tutto bene, gli strati, però è diventato anche, no? Allora forse sarebbe bene, no? Giusti, loro hanno fatto un ottimo lavoro con il gruppo Cultura, ma c'è un centro storico ogni municipio, la cultura, ma non solo la cultura, anche come riqualificare gli spazi. Cominciamo a prevedere per ogni quartiere, per ogni municipio, degli assi che dalla periferia entrano al centro pedonale, perché no? Allora lì, nell'area pedonale, questa via, via del Pigneto, che tra l'altro il nostro Andrea Maggi, eletto il sesto municipio 5 anni fa, non ha difeso, quindi questo è bene dirlo perché mi piace essere onesti. Noi entreremo con tutto un altro tipo di preparazione di rete, quindi sarà molto difficile che non faremo quello che stiamo dicendo, che abbiamo scritto nei programmi. Quell'area lì, pedonale e Pigneto, ci sono vari progetti, alcuni stanziati, per esempio la Serono, ci sono 400.000 euro per la riqualificazione dell'acqua, e c'è anche lì una fermata molto importante per la metropolitana. Quando durano la metropolitana, quell'area lì, ci sono dei progetti per pedonalizzare, ci sono gli ulteriori progetti per far arrivare l'area pedonale fino a noi, fino a qui.
dalla clientela. Sì, sì, ma chiaramente. Dalla clientela, che deve fare molto con loro. Però c'è ci sono anche cittadini, c'è solo. Entrando, queste spine di un'aria pensate possono, ripeto, ramificarsi e arrivare fino alla futura. La città è pensata in questo modo, immaginate tutto un modello, una via che piano piano cambia strada, solo un anno. Questo è il futuro, non è che cambia tanti anni. Ora lascio la parola a Emilio se. Aspetta un attimo, perché c'è la Elisabetta che voleva fare una. Forse poi alla fine è stata la risposta. Allora, no, io volevo dire una cosa, per quanto riguarda le informazioni, ma diciamo, catastro, dovrebbe avere, diciamo così, l'informazione del territorio. Tutta un'altra cosa, cioè le aree verdi, diciamo così, di cui stiamo parlando, sì. Cioè saranno accatastate in qualche modo. Noi sappiamo che abitiamo in una città, però se poi chiedi a uno qual è la destinazione di quel prato rimasto lasciato all'esposto? Cioè noi viviamo in un territorio e non sappiamo come viene gestito dal Comune di Roma e dalla Regione, perché il Comune è quello che sta al piano regolatore, decide come destinare le acque, fare le scuole, per fare i parchi, per fare i palazzi, le strade, eccetera, che decide il Comune. La Regione che spende la qui. Dove spero vada qualcuno di movimento approva quello che fa il comune. I ruoli sono questi, il comune propone e la decide e la regione approva. Noi ci troviamo oggi con questo territorio che è uno dei più martoriati, dico io, ma martoriati da un punto di vista ambientale e culturale. Ambientale perché uno con la più alta densità abitativa d'Italia, ci abbiamo il sesto municipio, 7 km quadrati, 130.000 abitanti, sono 15.000 abitanti al chilometro quadrato, siamo come portici vicino a Napoli. Scusate, facciamo gli interventi uno per volta perché capisco che funziona meglio. Allora, i chilometri quadrati sono quelli del territorio, un triangolo Casilina, Prenestina, Viale della Primavera e via. Gli abitanti sui residenti 136.000, 15.000 abitanti al chilometro quadrato. Il verde pubblico disponibile, che in sostanza poi è il Villa dei Santi, se Villa Cordiale, è minore 4 metri quadrati per abitante. Allora noi abbiamo diritto per legge a 9 metri quadrati di abitanti, di verde per abitante, almeno come piano di colore. Cioè nella gestione del territorio bisogna dare almeno questo minimo di legge agli abitanti. Da noi questo non è più possibile, perché il territorio è quasi tutto cementificato. Gli spazi sono rimasti in poco, allora anche se la zona del famoso compressore Casilino Stor, che sarebbe dalla Maranella e Viale della Primavera, da via Prenestina e Casilina, fosse tutto destinato a verde, non raggiungeremmo i 9, arriveremmo a 8 metri quadrati. L'ultimo piano regolatore di Roma nel 2008 ha cercato di avvicinarsi ai 9 metri quadrati per questo territorio, presupponendo però che il comprensorio scopo fosse stato, diciamo, fosse confermato quanto era stato deciso nel 2002. Nel 2002 il Comune di Roma fece una pianificazione e disse, siccome qui non c'è più verde pubblico, quell'area ha un interesse archeologico, la destiniamo quasi tutta a verde pubblico. Però questo piano particolareggiato del comprensorio Casilino Stor non è mai stato mandato alla regione. Punto interrogativo, perché non ci ha dato. E oggi che si sta finendo di costruire la metropolitana si prevede di realizzare lì sopra su 33 altri ettari del prato che sta tra via Reano e via Lapico 1,5 milioni di metri cubi di gas private
scaricandoci 15.000 abitanti. Mo, se voi fate i conti, di 133, 14.000 lì, di levi 33 ettari di verde, se destini tutto il resto a verde pubblico, arrivi siamo a 6 metri e mezzo di abitanti. Quindi sotto gli standard di legge. Allora, se lo standard di legge è una legge, tu non puoi gestire il territorio non permettendogli di arrivare al minimo previsto dalla legge. Questo, diciamo, noi come se io parlo come osservatore casolino e come gruppo mondiale del gruppo Forza. Sono anni che noi facciamo una battaglia in difesa di quel territorio e sono contento di poter tornare più qui e di aver avuto un'accoglienza, diciamo, politica e umana da parte del Movimento 5 Stelle. Questo corso è vostro, cioè esce fuori, però lo può confermare, da un percorso che si è attivato, che attiva, sana, grazie a quello che hanno fatto loro, perché tra l'altro adesso già no a questa speculazione di sì e no, è stato dato al sesto municipio su pressione del loro comitato. Poi sta continuando. Intanto il municipio no, problema, sai qual è? Tutti questi numeri, questi dati, il fatto che un'area archeologica è un'area archeologica che era stata vincolata nel 95 e poi nel silenzio del Tribunale Amministrativo del Lazio è stato fatto ridotto e quel vincolo è stato annullato e l'Avvocatura di Stato che doveva difendere un vincolo di interesse nazionale non ha fatto ricorso, non si capisce perché. Tutto questo è avvenuto, lo devo dire, nell'ignoranza dei cittadini che vivono qui e poi subiscono le conseguenze. Questo non è solo un territorio martoriato ambientalmente perché c'è la densità abitativa, è uno fra i più inquinati di Roma. La centralina che prima stava a via Prenestina e da Prendini i livelli di inquinamento atmosferico più alto è stata spostata via Piazza Perestrello per allontanarla dal traffico della Prenestina e ciò nonostante arriva sempre ai massimi, supera i limiti di legge, anche se l'hanno allontanata di un chilometro da parte Prenestina. Allora, anche se sta in mezzo ai palazzi, l'inquinamento li arriva. Non solo, abbiamo un territorio che è più cementificato di Roma. Se voi lo vedete dall'alto, partite dal centro storico, è tutta una crosta di cemento fino qui, a via dell'acqua lubricante. L'unico pezzo di verde tra qui e via della Primavera, poi ricomincia il cemento fino a Torre Teste, si interrompe un po' fino al raccordo e poi c'è stata le borgate che stanno fuori. Ma questa crosta di cemento enorme che ci abbiamo dal centro fino a qui, l'interno di questo è che d'estate, non avendo il terreno la possibilità di trasferire, certo, qui la temperatura è di almeno 5 gradi più alta che nel resto di Roma, noi questo qui lo subiamo senza capirlo. Allora, quello che ha cercato di fare il piano regolatore con sui limiti era di lasciare degli spazi verdi anche per lasciare una migliore, diciamo, vivibilità. Il Comune di Roma nel 95, quando decise cosa doveva essere il sistema direzionale ambientale, disse qui non possiamo più fare i palazzi, gli uffici, queste cose, dobbiamo destinarlo a verde. E come hanno cominciato a farlo sul parco del 500? Perché è complesso? Perché noi viviamo in un momento in cui tutti ci dicono c'è un'emergenza, c'è il deficit, c'è l'indebitamento, c'è la disoccupazione, dobbiamo fare sacrifici. Allora, però le persone che hanno la mia età, cioè più di 50 anni, e sono 30 anni che se lo sentono dire che siamo in emergenza, che dobbiamo fare sacrifici, che c'è la crisi, cioè io ricordo, avevo 20 anni, ero studentessa, una qualità della vita che veramente si sta abbrutendo proprio, degradando. Allora, quello che io invece dicevo che abbiamo detto al tavolo ambiente è di, va bene, è logico, se uno deve fare politica oggi si deve anche porre il problema di come tamponare determinate situazioni come il deficit della sanità o l'indebitamento e tutto quello che i tagli, no, o gli sprechi. Va benissimo, va tutto bene, la trasparenza, cioè sono tutti temi che vanno assolutamente subito, immediatamente fatti, il giorno dopo che uno arriva in istituzione, no? Però magari cerchiamo anche di andare un pochino oltre questo, perché sennò veramente mettiamo, spingiamo per mettere solo dei cerotti a quello che già c'è e la situazione, il modello, soprattutto in cui noi vita, in cui noi viviamo, rimane sempre lo stesso. Quindi cosa abbiamo cercato di fare? Di capire dove vorremmo
arrivare, cioè di progettare un qualcosa che va al di là del mettere i cerotti a quello che è attualmente la situazione. Allora noi dove vorremmo arrivare? Perché se non, non abbiamo chiaro questo, non possiamo neanche pensare a delle tappe poi intermedie per poter realizzare un modello diverso di società, di vita. Cioè come vogliamo vivere? Ecco, allora la prima cosa che c'è, che è venuta fuori è la dipendenza energetica. Cioè noi viviamo in una società, non so se vi ricordate già negli anni 70, l'austerity, ve la ricordate, le domeniche a piedi? Beh, sì, sì, sì. Ah, io mi divertivo. Già negli anni 70 c'era il problema del petrolio. Siamo nel 2013, siamo sempre in quel problema lì. C'è possibile che non sia stato possibile in 40 anni trasformare il modello energetico in un modello sostenibile dove non abbiamo bisogno, almeno non solo del petrolio e dei tipi di energia che ci legano come dipendenza proprio alla Russia piuttosto che alla Libia o agli stati dove fanno le stanze di petrolifere, gli Emirati, eccetera. Cioè in 40 anni non è cambiato niente. Vi siete chiesti perché non ci sono le auto ibride, non abbiamo tutti quanti i pannelli solari, fotovoltaici sui tetti delle nostre case, che abbiamo dei terrazzi che non finiscono più, no? Nei nostri condomini, e ancora stiamo lì con le nostre centraline a pagare un sacco di soldi di riscaldamento e di acqua calda. Cioè in 40 anni cose se ne potevano fare. Perché non è successo? Perché non c'è stato nessuno che ha pensato a una progettazione, no? Che andasse al di là del tamponare la situazione immediata. Quindi noi vorremmo, cioè, pensare, almeno questo è quello che veramente vorremmo fare, a un qualcosa che vada al di là di questo, perché non possiamo, cioè questo modello di sviluppo non è sostenibile, perché è destinato assolutamente a implodere. Perché? Perché tra l'altro, oltre a essere un modello in cui noi abbiamo delle dipendenze, cioè abbiamo perso la sovranità energetica, abbiamo perso quella monetaria, perché abbiamo anche una moneta che non è più la nostra, non possiamo più decidere di finanziarci, di inflazione, di passare in mano grave, in modo tale da risolvere determinati problemi anche per l'esportazione. Cioè non siamo padroni della nostra moneta, cioè, ormai siamo in mano alle banche. Cioè non abbiamo più una sovranità alimentare. Perché? Perché il territorio agricolo italiano, soprattutto quindi anche quello del Lazio, che è una delle regioni che è molto interessata dall'agricoltura, è stato assolutamente ridotto drasticamente, e le coltivazioni sono diventate coltivazioni a carattere industriale, non quindi agricolo tradizionale, e quindi noi siamo costretti a farci venire a importare le arance da Israele, dalla Spagna, dall'Argentina, no? Dal Belgio. Non ha senso, perché sono più nuovi da riso, sono venuti dal Belgio. Coltivare il lago romano e poi andate a prendere i mercatini come sono all'estero, di farmers market, no? Cioè il mercato. Cosa eravamo? Quindi, insomma, tutto questo ci fa pensare, adesso io vi ho fatto un discorso di massa di sistemi. Però quello che voglio trasmettervi è che è vero, esistono i massimi sistemi, e magari uno dice ma io come faccio a influire sulle scelte energetiche del mio paese? Non lo posso fare. Certo, però quello che voglio dirvi è che dobbiamo però comunque iniziare dalle nostre, da quello che possiamo fare, perché un percorso comunque alla fine bisogna iniziarlo, no? Allora, cominciamo con ridurre l'uso delle auto, cerchiamo di usare di più le biciclette, cerchiamo di pretendere dall'amministrazione che metta delle rastrelliere ovunque, almeno in municipio bisogna girare in bicicletta, in sicurezza però, in sicurezza, perché se la città è fatta a misura di auto e non di persone, noi non siamo sicuri per strada, neanche con le biciclette. Quindi dobbiamo pretendere che ci sia una viabilità che agevoli l'uso della bicicletta, soprattutto a livello municipale. Uno perché deve andare alla posta in macchina? Cioè, voglio dire, può andare in bicicletta, però è chiaro, se non sa dove mettere la bicicletta, se la strada è stretta, passano le macchine e ti fanno, no? E rischi di... Allora, cominciamo da queste piccole cose, cominciamo a non buttare, a non depositare rifiuti solidi di grosse dimensioni, tipo materassi, divani, però lo dico perché sotto casa mia puntualmente li vedo, televisori, no? Poltrone, ecco, non mettiamo questo, no?
lontano, abbandoniamo per strada o nel primo praticello che vediamo lì. Andiamo all'isola ecologica, facciamo uno sforzo, oppure se non possiamo andarci, chiamiamoli perché loro vengono, cioè un servizio che fa, noi gli fanno trovare sul marciapiede loro se li vendono, con una cifra tra l'altro ridicola. 12 euro. Quindi questo volevo dire, cioè cominciamo a comprare prodotti agricoli che vengono da Lazio possibilmente, in primis, o magari dalla Toscana, dalla Campania, ma insomma cerchiamo di non comprare le pere che arrivano dall'Argentina, cioè perché i nostri consumi sono importanti, noi li possiamo orientare, no? Se certe cose non le compriamo, alla fine non le venderanno. Abbiamo fatto di deserto, scusa, abbiamo fatto di deserto coltivato. La manodopera costa zero. E la roba viene da là. E noi non la compriamo, facciamo. E prendiamo invece, organizziamo delle reti di acquisto, compriamo dei prodotti degli agricoltori che ci sono nel Lazio. Magari li sosteniamo attraverso delle reti di acquisto, di gruppi di acquisto, in modo tale che loro possano effettivamente avere la possibilità di portare avanti la loro attività, perché hanno dei clienti che gli assicurano che li comprano, no? Andiamo in certi punti vendita che dove vendono questi prodotti, cioè cerchiamo nel nostro piccolo, cominciamo così. Poi l'altra cosa, che è quella che diceva Claudio prima, cominciamo a interessarci di quello che succede nel nostro territorio. Chi lo amministra? Il municipio? Allora andiamo a sentire, il municipio quando si riunisce, andiamo alle sedute del consiglio, di cosa parlano? No? Cioè informiamoci e soprattutto cerchiamo di capire che quello che c'è fuori da casa nostra ci riguarda, perché la gente normalmente, io per prima, magari pensiamo vabbè a casa mia, poi fuori da casa mia, ma chi se ne frega, invece quello che c'è fuori da casa nostra appartiene a noi esattamente come quello che c'è dentro casa nostra. Se noi riusciamo a entrare in questo atteggiamento mentale, secondo me veramente possiamo cominciare a cambiare. E quindi l'altra cosa importante è pensarci come una comunità, non come individui che ognuno pensa ai casi suoi, no? E magari non socializza, perché tutti quanti abbiamo dei problemi oggi, tutti quanti, tutti, chi di reddito, chi di lavoro, chi di debiti, tutti abbiamo dei problemi. Socializziamo e facciamo comunità, va bene? Grazie. Solo due interventi velocissimi da voi e da lei e poi da voi. Allora, io mi chiamo Veronica Mammi e sono anch'io una candidata portavoce alla Regione Lazio con il Movimento 5 Stelle. E niente, proprio il discorso che facevi tu ha un po' introdotto l'intervento che volevo fare io, perché appunto secondo io ho lavorato principalmente nell'ambito delle, sono stata molto tempo referente del tavolo politiche e sociali. E a livello soprattutto comunale, e quindi mi sono occupata di tutta quella parte dedicata appunto all'istruzione, alla cultura, e quello che reputo insomma di fondamentale importanza è il fatto che oltre a diciamo tutto il problema ambientale c'è anche tutto un discorso culturale da fare, che appunto di impoverimento culturale, di inadeguatezza, di istruzione oggi come oggi sono secondo me alla base di quello che è un po' la decadenza a livello politico, economico, territoriale. Quindi, tanto che appunto nel nostro programma abbiamo inserito tutta una serie di proposte proprio per cercare di far uscire le persone dalle case, no? Di appropriarci di quelle che sono le parti, le piazze, i luoghi pubblici, gli spazi verdi. Qui a Roma e anche nel Lazio, soprattutto nei nostri municipi, ci sono tutta una serie di strutture in disuso che potrebbero essere riqualificate e riutilizzate ad esempio come biblioteche, come spazi insomma per fare laboratori teatrali, laboratori di musica, cioè dobbiamo cercare di partire anche dalle nuove generazioni, perché sono loro il nostro futuro. Quindi cerchiamo di educare diciamo, in modo sostanziale, cercando di incentivare quella della cultura. L'altro giorno sono stata in un convegno con l'Unione Sindacale di Base dei Nidi e sono venuta a scoprire che ci sono nel municipio sesto e nell'ottavo principalmente, parte anche sul destro, nel nostro municipio, più lungo dall'ottavo, ci sono tutta una serie di scuole che sono pronte, cioè pronte all'uso proprio, perfettamente funzionanti, ma vengono mantenute chiuse.
chiuse per incentivare quella che è la cementificazione degli stili, delle scuole private. Quindi cerchiamo di appropriarci anche di questi spazi, di questi luoghi, perché appunto i bambini e i giovani di oggi saranno insomma nel futuro, domani. E, per quanto dicevi il discorso della multiculturalità, anche quello è un altro aspetto che noi abbiamo inserito nel nostro programma, cioè favorire quella che è la conoscenza del diverso, no? Dell'altro, scusate, perché appunto quello che è diverso da noi in sostanza ci spaventa. Quindi cerchiamo di favorire la conoscenza delle altre culture proprio per cercare di non di integrarci, perché oggi come oggi è una realtà di fatto, cioè saremo sempre più una città multiculturale, un paese multiculturale. Londra ha un sistema di integrazione culturale molto, molto funzionante, molto, molto buono. Quindi cerchiamo di non avere più paura degli altri, ma di integrarci, perché l'altro ci può offrire molto, cioè possiamo apprendere tanto da altre persone, insomma, di altre culture. Senza contare anche il fatto dell'introdurre all'interno per esempio dei programmi scolastici tutta una serie di materie aggiuntive, ad esempio non tutti.